si scende sul rettangolo di gioco e come sempre alla fine sarà il campo a parlare. Che atmosfera roboante, amici! È il clima ideale per i giocatori con personalità che si esaltano con la pressione del pubblico. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Bella parata di Ter Stegen e hanno sfiorato il gol. Era un'occasione ghiotta, Fabio, non ha trovato la porta, ma la difesa avversaria ha avuto un brivido. Prova a superare la difesa con un filtrante. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Ruba palla in modo magistrale. Provano a orchestrare il contropiede. Palmer. Pallone interessante, in verticale. Non riesce a mantenere il possesso. Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Inutile dire che questa squadra si aggrappa alla classe di Neymar. Occhio al tiro! E la palla entra in rete! È uscito vittorioso da questo duello. Non si è fatto condizionare dal portiere, che ha provato a chiudergli lo specchio della porta. Un gol nei primi minuti, forse un po' inatteso da entrambe le parti. Trova un solo il portiere davanti a sé. Può colpire! Ha un'altra chance. Altra opportunità, ma hanno sbagliato ancora. È vero che chi semina raccoglie, ma devono anche essere spietati quando è il momento, altrimenti si possono iniziare a demoralizzare. Che pallone gli ha dato! Interviene senza pensarci due volte. Guadagnano un tiro dalla bandierina, il primo assoluto del match. Spazza via senza fronzoli. Ripartono all'attacco, direttamente dalla propria area. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Kimmich. E l'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato offside. Goretzka passa il pallone, però male. A questo punto della partita hanno deciso di pensare più alla fase difensiva, assumendo un atteggiamento più prudente. Il pallone per Neymar. Ottima tecnica. Si libera e va! Neymar! Si è liberato bene, peccato per la conclusione non molto precisa. Non sono stati in grado di fermarlo ed è riuscito a sfondare proprio centralmente. Di certo non si perdonerà di aver sbagliato. Goretzka prova con una palla filtrante. Va alla ricerca di un compagno davanti. Cercano la ripartenza rapida, può essere veramente pericolosa. Prova a darla profonda nello spazio. Effetto il cross. Il pallone per Neymar. Viene sbilanciato dalla difesa. Neymar. Ottengono una rimessa laterale. De Bruyne. Errore qui, pallone sprecato. Goretzka. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Goretzka. È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Supera l'ultimo uomo per Kimmich. Super parata su conclusione molto angolata. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Nico Williams. Occhio al tiro. Bella parata di Ter Stegen.
E questa è un'altra grandissima parata. Il loro secondo corner del match. Ancora nessuno per i rivali. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Può arrivare in porta. È un grande riflesso qui. Palmer! E il pallone finisce in rete. Ci ha provato a pararle tutte il portiere. Qui proprio non ha colpe. Ottimo senso del gol qui. Ha capito che il portiere avrebbe respinto ed è piombato sulla palla. Si riparte di nuovo in parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Bernardo Silva cerca un varco con un pallone lungo. Sceglie di andare per vie verticali. Palmer cerca la traccia in profondità. Bravo il difensore a supportare la manovra anche in attacco. Accelera per smarcarsi. Sfugge all'avversario con un numero. Palla dentro per De Bruyne. Riceve la palla. Difesa impeccabile qui. Non gli hanno lasciato lo spazio per concludere. La mette in avanti. Gioca una palla lunga. Ci prova. Fuori di poco. Sfortunati qui. Ha tirato da buona posizione e poteva fare sicuramente meglio. Delusione comprensibile. Goretzka. Palmer. Hanno l'opportunità di andare in contropiede. Ci saranno tre. Siamo in pieno recupero. Non manca molto alla fine ormai. Anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Goretzka non è troppo lontano, cerca il tiro. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Nico Williams. Primo tempo davvero interessante. Tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1. Uno scontro ancora aperto. Speriamo ci regali altre emozioni. Gli avversari saranno sicuramente contrariati per il pareggio, ma la squadra ha spinto tantissimo nella seconda metà del primo tempo. Un gol per parte. Si chiude sull'1-1 il primo tempo. Attenzione, un cambio. Ed ecco che inizia il secondo tempo. Bernardo Silva. Tanto spazio a disposizione sulla fascia. Provano a ripartire in velocità. Mbappé. Lo supera. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Evita rischi inutili e la passa. Che leggerezza! Devono stare più attenti. Se ne va. Goretzka. Devono essere veloci per sfruttare la transizione. James. Intervento decisivo. Kimmich. Fa viaggiare il pallone in verticale. Un contrasto di cui avevano bisogno. Ne sono usciti indenni. Un intervento che ha evitato una catastrofe. Però dovrebbero anche... Può colpire! Ma che gol ha fatto! Era una di quelle occasioni in cui la cosa più semplice è anche quella più giusta da fare. Quasi non ci crede neanche lui di essere stato lasciato così libero. Con le sue doti balistiche deve essere marcato stretto, altrimenti vedi Fabio, sono guai. Sono in vantaggio di un gol. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Pallone nello spazio.
Che giocata in dribbling! Prova ad andare via con eleganza. Palmer. L'affluenza di quest'oggi è di 70.987 spettatori. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Si sbarazza della Neymar! Bella parata di Ter Stegen! E sì, trova la rete! Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Passo agile e inarrestabile, tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico! Azione personale straordinaria, Fabio. Io lo sai, non voglio essere di parte, ma visto quello che ha fatto, speravo proprio la mettesse dentro. Se l'è meritato. Sostituzione di giocatori. Numero 21. Primo cambio per loro, l'allenatore vuole modificare qualcosa. Due gol di distacco che hanno sparigliato le carte in tavola. La partita si è messa bene per loro nel giro di una decina di minuti. Koller! Grande questa parata! Ecco Mbappé! C'è spazio in avanti, devono andarselo a prendere subito. Goretzka si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Mbappé. Goretzka rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Cerca una soluzione con la palla lunga. Cerca il movimento dei suoi in profondità. E l'idea era quella giusta. Pericolo! Eh no, il tiro manca clamorosamente il bersaglio. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Palmer. Continua l'azione, la riconquista. Neymar. Prova a superare la difesa con un filtrante. Del Piero si allunga per arrivare al pallone. La mette in profondità per il compagno. Mamma mia, che pallaccia rischiosa. La gioca in avanti con un filtrante. Palla a cercare la profondità. Si è fatto trovare pronto, scattando al momento giusto. Sembra un buon cross. E va a colpire di testa! Un colpo di testa da dimenticare. Una manovra offensiva impeccabile, Fabio. Per impegno e tecnica, questo contropiede meritava un esito migliore. Numero 20. Numero 15. Iniezione di energia proveniente da bordo campo. Chissà quali saranno gli effetti sulla partita. 8. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Ricordiamo che dopo questa sostituzione avranno a disposizione un'ultima finestra per i cambi. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. C'è il tiro! Una bella giocata nello spazio. C'è spazio per andare in contropiede. Ecco Koller. Non si tira indietro e conquista il pallone. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Del Piero dentro il pallone. Torreggia di testa. E ha fallito una buona occasione da gol. Una grande occasione di tornare in partita. La loro delusione è comprensibile. Cerca il tiro dalla media distanza. Straordinario! Rete da manuale del calcio. Questo è un gol stupendo! Stupendo! Con questo gol rientrano decisamente in partita. Questo è un errore quasi incomprensibile per giocatori di questo livello. Evidentemente manca loro la tranquillità. La mossa giusta al momento giusto. Dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo la mette dentro. Numero 10. Il mister sta ridendo sotto i baffi. La sostituzione ha avuto proprio l'effetto positivo che sperava. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Sono stati bravissimi a rimettersi in corsa. Potrebbero anche andare a vincere. Ha preferito andare sul sicuro.
La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Con calma decide di darla all'indietro. Ottima la pressione difensiva. Palla recuperata e ora possono ribaltare rapidamente l'azione. Di recupero. Chance per tirare. In sacco alle spalle del portiere. Trovano il pari all'ultimo respiro. Grande entusiasmo dei tifosi. Semplice ed efficace. Ha capito dove sarebbe andato il pallone ed era pronto a segnare. Si può insegnare tanto ai giovani che si avvicinano al calcio, ma questo tipo di istinto è una qualità innata. Difficile da allenare. Semplicemente. Letteralmente affondato in area di rigore. Vediamo che succede. E possono cambiare la partita con questo tiro dagli 11 metri. Grandissima pressione adesso. Con un gol passerebbero in vantaggio. Gol, rimonta completata finalmente. Ha segnato senza battere ciglio. Qui il portiere non ci è andato nemmeno vicino. Veramente un ottimo rigore. Eccolo il triplice fischio, il fischio che determina la fine della gara. Che grinta, amici! Un pragmatismo eccezionale per una squadra che dimostra di avere risorse davvero inesauribili. Si sono rimboccati le maniche e alla fine l'hanno ribaltata. Signore e signori...